Oggi sono in collegamento con il maestro Peppe D'Argenzio della piccola orchestra Avion Travel, celebre gruppo musicale attivo dal 1980. Buonasera, maestro. Buonasera, ciao a te, ciao a tutti gli ascoltatori. Come sta? Bene, bene. È un momento difficile, insomma, la domanda è pertinente per la nostra categoria, però diciamo siamo in un momento di apertura di fiducia, insomma, perché ci avviamo verso un'estate in cui ci si augura di poter fare di nuovo qualcosa, di tornare sul palco e di riprendere l'attività che comunque non si è interrotta, ma certo ha avuto altre modalità in questi mesi. Allora, noi prima dell'intervista abbiamo detto che possiamo darci del tu, quindi ci diamo del tu tranquillamente, ok? Per me è sempre un maestro, però appunto ci diamo del tu. Vabbè, insomma, Allora, anche maestro è un po' troppo, comunque. prima di parlare del complesso di cui tu fai parte, vorrei prima sapere una cosa, ma è vero che tu sei originario di Dragoni? Sì, verissimo. La mia famiglia da parte paterna è originaria di Dragoni e devo dire, paese al quale sono e siamo molto legati ancora oggi. Tra l'altro, per inciso, luglio scorso, appena c'è stata la riapertura con gli Avion Travel, siamo stati proprio a Dragoni a fare 3 giorni di prove. Insomma, volevamo sperimentare la comodità, insomma, di questa casa di famiglia dove adesso non ci abita più nessuno, che però frequentiamo io, i miei fratelli, i miei cugini, a cui siamo molto legati, insomma. E quindi ovviamente l'occasione poi per incontrare persone, insomma, per quanto il paese, come tutti i paesi, si è molto spopolato, cioè rispetto ai Certo. ricordi dell'infanzia è tutta un'altra cosa, ma c'è un legame affettivo con una casa molto grande, col giardino, e tutta una serie di luoghi che sono luoghi dell'anima, insomma, luoghi a cui siamo legati affettivamente. E tu hai anche dei parenti a Dragone? Beh, adesso non più, diciamo che tutta la famiglia è sparpagliata in tutta Italia, quindi insomma adesso Però ci c'è sono. qualche tuo amico ancora, sì. Sì, anche dei parenti, diciamo che poi ci si conosce, anzi poi molto spesso la cosa tipica in queste situazioni è che si viene riconosciuti perché quelli che abbiano il posto hanno una memoria più chiara e comunque ti identificano subito quando vedono che la casa è vissuta, che ci sono le persone, ricostruiscono perché poi magari conoscono bene le generazioni precedenti. Per noi è un po' più difficile, mi è capitato di incontrare persone che erano stati miei amici d'infanzia e che ovviamente dopo 50 anni io non avrei mai riconosciuto, ma comunque insomma è sempre una bella esperienza questa, poi ritornare nei posti diciamo a cui si è legati per la famiglia, per l'infanzia, per le vacanze. No, per me è veramente un piacere intervistarti perché appunto io sono di Riardo e come saprai appunto Riardo e Dragoni sono Ecco, proprio. me lo conosco bene, quando mi ricordo nell'estate di tanti anni fa si veniva a fare scorta d'acqua perché ancora c'era Esatto. quest'usanza di caricare le damigiane in macchina e prendere l'acqua di Riardo. Proprio un sapore in bocca dell'acqua che era poi diversa da quella che si beve adesso commercializzata, era più leggera, però era considerata un'acqua insomma, di qualità e quindi si facevano le scorte. Allora, tu e Peppe Servillo fate parte del complesso proprio da quando è stato fondato. Chi ha avuto proprio l'idea di fondare questo complesso? E poi volevo anche dirti che a ogni componente, di tanti altri complessi musicali che io ho intervistato, ho sempre chiesto, per quale motivo il complesso si chiama Collage, per quale motivo il complesso si chiama Il Giardino dei Semplici. Ecco, anche nel tuo caso volevo sapere questo, però prima chi ha avuto proprio l'idea di fondare questo Guarda, complesso? l'idea è venuta a Peppe, cioè è venuta a Peppe nel senso che il gruppo è nato nei banchi di scuola del liceo, oltre a me e Peppe Servillo c'era anche Mario Tronco che di fatto c'è ancora, perché anche se non suona più con noi è comunque un elemento centrale anche perché lui scrive molto bene, arrangia, diciamo, lui è diventato il leader dell'orchestra di Piazza Vittorio, nella quale milito anche io. E quindi può dedicare meno tempo agli Avion Travel, però
è ancora una colonna portante, insomma, e siamo sempre in contatto e una figura importante. È nato a scuola, l'idea è stata di Peppe anche perché noi tutti gli altri più o meno suonicchiavamo nei vari complessini del liceo, le autogestioni. Peppe è un grande appassionato di musica e cantava bene, come sempre capita poi, per dare un'identità a un progetto ci vuole una figura che abbia una visione più poetica o artistica, per cui noi suonavamo e basta, cioè ognuno si dedicava alle proprie passioni, più che altro ci formavamo imitando dei modelli, praticando generi musicali che erano di quegli anni e della nostra generazione. E in quel periodo c'è un certo fermento in una scena di rock italiano, anche di gruppi un po' demenziali, tipo Schiantos, e quindi in maniera anche un po' provocatoria, Peppe disse: ma perché non facciamo un progetto di che allora il genere che andava era la New Wave, un rock abbastanza elementare ma molto spregiudicato, libero. Quindi in realtà, anche se eravamo dei dilettanti musicalmente, insomma, quello che contava era avere delle idee interessanti. Cominciamo un po' per gioco, poi abbiamo partecipato a una rassegna che si faceva al Teatro Comunale, organizzata da Radio Città Futura. La cosa fu abbastanza clamorosa proprio perché imprevedibile, insomma, anche per chi c'era. Quindi noi ci gasammo molto e nel giro di qualche mese mettemmo a punto un repertorio, e da lì è cominciata una storia molto strana, perché lunghissima, perché in realtà abbiamo fatto sempre dei piccoli gradini raggiungendo dei traguardi. Questa cosa non ci ha fatto rendere conto che nel tempo una cosa nata un po' per scherzo, per gioco, era diventata seria, perché poi pian piano si è cominciato a partecipare a dei festival, prima arrivando a Napoli, con dei piccoli traguardi, ma poi sempre un po' più su abbiamo partecipato a diversi festival anche di un certo livello in tutta Italia. Nel frattempo la formazione ha subito dei cambiamenti, perché anche lì. Tutte le formazioni alla Ma fine. sì, perché poi diciamo abbiamo iniziato con un certo spirito, poi con l'età, le esigenze di ognuno e ci siamo poi diciamo assestati su una formazione che è quella importante, definitiva, con il tempo necessario anche per mettere a fuoco le nostre idee, e sarà stato nell'87 più o meno, quando il gruppo si è stabilizzato con l'entrata di Mimmo Ciaramella alla batteria e di Ferruccio Spinetti al basso. Ma ecco, Io ho conosciuto il maestro Gino Izzo però. che insegnò, se non erro, a Mimmi Mimmo Ciaramella, Ciaramella, sì, infatti. quindi dedicando. Gino appartiene alla generazione dei musicisti un po' più grandicelli di noi, tra cui anche mio fratello Gianni, insomma, che ci hanno un poco, come dire, introdotto a questo. Poi erano quelli che organizzavano queste manifestazioni, questi incontri, questi raduni musicali, e sono persone con le quali siamo ancora in contatto quando c'è l'occasione di vedersi. E poi ovviamente l'altro momento importante è stato quando noi ci siamo fatti coraggio e abbiamo chiesto a Fausto Mesolella, che era il musicista di Caserta, di unirsi a noi, perché noi andavamo a registrare, a lavorare nel suo studio, quindi lo conoscevamo, lui ci conosceva, e soprattutto da artista qual era, riusciva a cogliere il fatto che noi facciamo delle cose piuttosto strane, anche originali, quindi era sempre molto incuriosito. E in un momento in cui eravamo alla ricerca anche di un chitarrista, ci provammo, ma quasi non credendoci, e con grande stupore disse: anzi, ci rimproverò che in dei concerti precedenti che avevamo fatto, avevamo utilizzato dei chitarristi provvisori, tra l'altro degli amici, ragazzi di Napoli, insomma, come dire, come dice, voi andate a chiamare quelli di Napoli quando io sto qua, vabbè, in maniera come era poi lui, abbastanza apparentemente burbero. Però ecco, Fausto è stato la figura professionista che è entrata nel gruppo, aveva già lo studio, aveva anni di esperienze, quindi è stata un po' una guida che però appunto sento di poter dire tranquillamente che c'è stato un bello scambio, nel senso che noi abbiamo
trasmesso forse l'energia, l'incoscienza dei 20 anni e anche di una certa spregiudicatezza. E chiaramente Fausto spesso ci ha indicato la strada più semplice e più efficace per ottenere risultati. E quindi, diciamo, da quel momento lì, dall'87 in poi, fino a quando poi purtroppo Fausto ci ha lasciato, è una grandissima perdita, insomma, che però per altri versi ci ha motivato anche a continuare, diciamo, anche tenendolo sempre al nostro fianco, perché rimane comunque una figura talmente importante che è un po' come ci fosse sempre, cioè tutto quello che facciamo, spesso ci chiediamo che cosa ne avrebbe pensato Fausto, insomma. E quindi questo. La seconda domanda è anche abbastanza banale, perché del nome, noi quando stavamo così decidendo se buttarci in questa avventura, proprio per partecipare a questo festival occasionale, dovevamo scegliere un nome. Dopo aver passato in rassegna tanti nomi improbabili, optammo per, ma questa è un'altra storia che anche si sa, per il nome di un'agenzia di viaggio che è esattamente nel luogo dove noi stazionavamo il pomeriggio sul Corso Trieste, e quindi ci sembrò esotico, ci sembrò suggestivo e ce lo siamo tenuti. E nonostante a volte ci siamo fatti il dubbio che fosse un po' un nome equivoco, insomma, poi la musica è cambiata, quindi forse poteva avere poco senso, ma in realtà più passava il tempo e più era difficile pensare di cambiarlo, per cui cioè, è stato il momento in cui ci siamo Quindi chiamati. all'inizio volevate cambiarlo addirittura. No, abbiamo pensato qualche volta, poi c'è stato quel momento in cui abbiamo aggiunto il nome Piccola Orchestra, che un po' ci ha riportato in una dimensione più riconoscibile, anche perché noi volevamo comunque essere identificati come un gruppo italiano, invece questi nomi qui spesso. E lì è stato un gioco, perché in realtà ci accorgemmo che la dimensione di gruppo era proprio quella di una piccola, cioè il gusto di rifinire le canzoni, di fare in modo che ognuno avesse un suo spazio, era in qualche modo orchestrale. Quindi un nome giocoso che è durato per 3 o 4 CD, insomma, siamo stati nel momento anche di maggiore popolarità anche a Sanremo. Noi ci chiamavamo Piccola Orchestra. Poi abbiamo ritenuto anche opportuno togliere questo prenome, perché comunque era lungo, era scomodo, perché non c'era più bisogno. Quindi adesso diciamo Avio Zavel, però rimane ancora questa memoria Piccola Orchestra, e cioè, sicuramente non è che ci dispiace, insomma. Allora, è molto bello secondo me quando musica e cinema collaborano tra di loro. Ecco, anche la piccola orchestra Avion Travel, sto leggendo ecco, dal curriculum del congresso, ha realizzato negli anni 90 la colonna sonora di un film, Hotel Paura, se non erro, di Renato De Maria, e ha realizzato anche in teatro, un'opera musicale in atto con l'attore Fabrizio Bentivoglio, La guerra vista dalla luna. Secondo te è possibile? Io credo di sì. Trovare un anello di congiunzione, insomma, tra il cinema e la musica. Ma l'anello di congiunzione ci sta assolutamente, perché il cinema non può far meno della musica, cioè le immagini. Proviamo a immaginare un film in cui alcuni momenti, appunto del film stesso, sono dei momenti privi di musica. Secondo me non avrebbe senso. Ma ci sono anche state esperienze del genere, ma sono esperienze, diciamo, o provocatorie o degli esperimenti in cui il silenzio diventa musica, perché magari ci sono delle ragioni artistiche, quindi può succedere. Però il cinema, sin dall'inizio, anzi in origine, quando il cinema è muto, era accompagnato dal vivo e dalla musica, cioè l'accoppiamento musica-immagini c'è sempre stata. Ma all'inverso è anche vero che le canzoni poi in realtà non sono altro che dei piccoli film, sono dei concentrati, delle miniature di storie, dove molto spesso la loro forza è in quello che riescono a far immaginare. Quindi noi stessi, quando abbiamo lavorato sulle nostre canzoni, noi usiamo dire ok, sceneggiamola, cioè nel senso che gli arrangiamenti, quello che succede sotto il racconto del testo, spesso hanno una dimensione cinematografica. E questa cosa ovviamente ha permesso di farci riconoscere e di incontrarci con appunto registi, attori. Tu hai citato Hotel Paura e l'Operina,
ma ne abbiamo fatti diversi, sia come Avion Travel, sia individualmente ognuno di noi, e se capita lo facciamo ancora volentieri, per quanto non è il nostro mestiere, perché ci sono tantissimi musicisti dedicati al cinema che sono dei professionisti e che hanno tutte le competenze, però ecco, è una cosa che quando capita facciamo volentieri, perché è una maniera diversa di relazionarci a delle storie. Quando noi lavoriamo sulle canzoni, comunque sono delle storie, dei personaggi che vengono raccontati e cerchiamo di sottolinearli con la musica. E quindi da questo, vabbè, l'operina è nata anche da un'amicizia che si è creata sempre per questo tipo di contatti con Fabrizio Bentivoglio, con il quale abbiamo fatto tante altre cose. Per esempio abbiamo prodotto un suo disco di canzoni che si chiama Sottotraccia, in cui eravamo praticamente quasi tutti gli Avion Travel. È un disco molto bello che è uscito adesso praticamente introvabile, e con il quale abbiamo fatto anche diverse tournée, insomma, cioè, sono legami che poi si creano in maniera abbastanza casuale a un certo punto, ma che durano negli anni, insomma. Con Fabrizio, oltretutto, ecco, un altro fatto molto importante che è legato molto al nostro territorio, ha girato questo film che si chiama Lascia perdere Johnny, un film girato tutto a Caserta e nella provincia. Io stesso ricordo di aver partecipato anche come attore, perché poi è un film dove ci ha coinvolto a 360 gradi, ed è una storia che lui ha riscritto a partire da tutti gli aneddoti che Fausto raccontava dei suoi primi anni di apprendistato nella musica leggera, quindi ambientato negli anni 60-70, un film molto molto bello, dove appunto Fausto fece la colonna sonora, alla quale abbiamo partecipato tutti, e siamo stati tutti coinvolti anche come attori, insomma, cioè, quindi insomma, ecco, si intrecciano, sono fortunatamente la bellezza delle forme d'arte che sono, comunicano tra di loro, insomma. Un altro denominato Fausto Mesorella, che purtroppo è venuto a mancare, come abbiamo detto anche prima, proprio un ricordo che hai di Fausto? Potrei stare giornate. Il ricordo che ho di Fausto è che Fausto è una persona che non aveva paura di niente, e che quindi è una persona che non si è mai smontato rispetto a una sfida, ci ha sempre anche stimolato, a volte provocato, a volte preso in giro, ma vuol dire che noi abbiamo condiviso esperienze come una fantastica tournée fatta in Unione Sovietica nell'87, trascorsa per gran parte del tempo su dei treni, per esempio mi ricordo che Fausto ci prendeva in giro perché noi eravamo un po' schizzinosi sull'alimentazione, lui mangiava qualsiasi cosa e diceva: non sei d'artista internazionale se non ho mangiato sta roba. Quindi questa è la prima che mi viene, ma veramente ci sarebbe da scrivere libri sul ruolo di Fausto, sul suo umorismo, sul suo carattere. Allora, tra i brani più famosi del complesso possiamo nominare sicuramente Sentimento, con cui il complesso appunto vinse la 50ª edizione del Festival di Sanremo, era il 2000. Cosa ha rappresentato per voi aver vinto il Festival di Sanremo proprio nell'anno 2000? Poi, se non erro, avevate pure partecipato a un'altra edizione, giusto anche? Ho partecipato anche nel 98 con Dormi e Sogna, e tra l'altro era stata una partecipazione per noi molto più, diciamo, sconvolgente, perché lì era veramente una situazione inattesa e anche sulla quale eravamo piuttosto incerti. Anche lì fu Fausto a spronarci ad accettare la sfida, e lì ovviamente eravamo abbastanza sconosciuti, però lì sbancammo con tutti i premi di qualità: migliore arrangiamento, il premio della critica, migliore orchestrazione. Fu una rivelazione, tra l'altro per noi fu molto bello perché fummo un po' accolti come delle mascotte da tutti, cioè un grandissimo amore, un grande rispetto. La seconda volta, meccanismo molto strano, ma insomma poi anche tipico di Sanremo, che insomma una prima volta vai a farti conoscere, la seconda volta più o meno vai a raccogliere un minimo di credito. Siamo andati con Sentimento, è una canzone sicuramente più diretta e più immediata di Dormi e Sogna, e la vittoria noi non ce la saremmo mai aspettata, quindi ci ha spiazzato, ovviamente ci ha fatto piacere,
però diciamo che non ci ha fatto cambiare un po' l'ordine di il senso di marcia che avevamo preso, perché comunque eravamo consapevoli che non eravamo adeguati a un tipo di mercato leggero pop, cioè non siamo abbastanza estranei a questo, cioè diversi rituali che appartengono a questo mondo non è neanche una questione di giudizio, non siamo proprio adeguati. Infatti, poi alla fine a noi è servita per avere quella grande visibilità che ci ha permesso di andare a suonare in posti dove difficilmente saremmo andati. E quindi per noi è una grande occasione di metterci alla prova, perché suonare nella festa del paese, in situazioni dove magari non ci conosceva nessuno, è una grande sfida. E ovviamente ha fatto partire un alzamento della qualità del nostro lavoro, per cui insomma sono state delle stagioni molto belle. La casa discografica ovviamente ci poteva sostenere di più nei progetti successivi, insomma è sicuramente stata un'inaspettata sorpresa. Poi, se non erro tu, oltre a essere un componente del complesso di cui stiamo parlando, appunto, come hai detto prima, nel 2002 è nata l'orchestra di Piazza Vittorio, di cui anche tu fai parte. Gli ultimi progetti a cui si è dedicata questa realtà e i prossimi progetti che questa realtà musicale vuole realizzare? Ma l'orchestra, che è un'idea appunto di Mario Tronco, io mi ci sono buttato a capofitto quando ho partecipato alle prime prove, ho conosciuto i musicisti, ho capito l'intenzione, era per me un'occasione importante, cioè per fare proprio un'esperienza proprio nuova di linguaggi, di relazioni. Era un progetto molto musicale in cui c'era da mettersi in gioco parecchio, e da allora ne abbiamo fatte di tante, al punto tale che essendo poi un organico numeroso, spesso abbiamo avuto pure più produzioni contemporaneamente, cioè non essendo coinvolti sempre tutti, che poi non era facile. Oltretutto l'orchestra in questo momento è fortemente penalizzata dall'interruzione, perché insomma chiaramente un organico grande ha dei grossi problemi, e sinceramente ci sono un po' di cose che bollono in cantiere, ma insomma è un po' difficile capire se e quando. L'ultima cosa, io con l'orchestra ho uno dei ricordi più belli, perché un mese prima che chiudessero tutto, l'anno scorso a dicembre, abbiamo fatto una settimana di concerti in Senegal e poi in Etiopia, ed è stata una cosa che ci è rimasta dentro, insomma, perché tra l'altro abbiamo fatto degli incontri con dei musicisti del posto, quindi prove, conosciuto, visto, suonati in delle realtà completamente nuove. Quindi l'orchestra mi ha dato la possibilità veramente di girare il mondo. Abbiamo suonato a Buenos Aires, a New York, in quasi tutte le capitali europee. Abbiamo fatto delle follie come diciamo dei rifacimenti dal punto di vista dell'orchestra, anche di opere liriche. Abbiamo avuto questa esperienza del flauto magico, che è stata una cosa pazzesca, più di 200 repliche in 3 anni. Quindi insomma, ovviamente, oltre ai legami che si sono creati, io spero sempre che nei prossimi mesi si possa rimettere in moto anche quell'esperienza, insomma. E niente, quindi sono effettivamente a pieno titolo ancora, insomma, componente anche l'orchestra di Piazza Vittorio, come insomma anche tante altre cose più piccole, che comunque ovviamente uno fa per motivi sia di formazione, di esperienza. Storicamente io ho un trio di sassofoni con mio fratello Gianni Taglialatela, che opera in Campania. Infatti il 21 faremo, sarà il primo concerto che faccio dopo un anno, un concerto ad Aversa. Vabbè, quindi questo è vabbè, la Adesso, tigre. sempre provincia di Caserta. Esatto. Ritornando invece sempre a Yavon Traveler, se non erro, tu correggimi se sbaglio perché sono comunque molto giovane ed è chiaro che tu sei più di me, l'ultimo album che è stato pubblicato è Privé, giusto? Sì. Privé. Negli ultimi anni invece avete pensato insomma di creare qualcosa di nuovo, avete in mente qualche progetto dopo questa situazione che speriamo che il più presto possibile termini, chiaramente. Beh, sì, diciamo che Privé è stato un disco doloroso e importante, perché è un disco che avevamo cominciato a progettare con Fausto,
ed era, veniva dopo una lunga interruzione di inediti, tant'è vero che è un disco che è formato da canzoni non tutte composte nello stesso periodo. E oltretutto è stato fatto senza Fausto, quindi ci siamo dovuti misurare con una nuova idea di suono. Noi abbiamo poi deciso, siccome Gianmario in quel periodo come musicista non c'era più come poteva essere negli anni, diciamo, di cui parlavamo prima, e quindi allora piuttosto che sostituire Fausto con un altro chitarrista, che sarebbe stata una scelta molto difficile per noi, abbiamo coinvolto un nuovo musicista che è Duilio Galeotto, che è un tastierista che tra l'altro avevamo conosciuto proprio nell'orchestra di Piazza Vittorio, ma un tastierista molto attivo nella scena pop romana, ha suonato, lavora con Max Gazzese, ma soprattutto con Daniele Silvestri, ha suonato con tanti musicisti ed è un musicista molto versatile, che oltre ad essere un tastierista in realtà poi suona un po' di tutto, la chitarra, il basso, la batterice, molto musicale, e che poi avevamo scoperto che da ragazzo era stato importante, quindi quel disco racconta esattamente quello, anche l'assestamento del gruppo verso una nuova idea, un nuovo suono, ed è un disco importante, però come dicevo prima, doloroso, che un po' mette un punto di passaggio tra il prima e il dopo. Adesso ovviamente sì, ci pensiamo a un prossimo disco, ma fortunatamente siamo un po' fuori dalla pressione discografica dell'oceano, nel senso che non abbiamo particolari scadenze o pressioni, siamo anche un po' fuori dal mercato, abbiamo un nostro mercato di persone che ci seguono, facciamo concerti, ma soprattutto conciliamo questo con le attività che ognuno di noi fa, cioè perché appunto Peppe pure ha 1000 esperienze come Probabilmente cantante. anche il fratello di un grande Sì, regista, ma no? anche Peppe, insomma, sta facendo molte esperienze pure come attore, e c'ha diversi progetti, ma insomma più o meno ognuno di noi fa tante cose. Gli Avion Travel rimangono un bene comune che preserviamo e che mettiamo in campo di tanto in tanto. Quindi stiamo lavorando su cose nuove e infatti prossimamente, questa è un'anteprima, ma insomma è questione proprio di poche settimane, faremo conoscere un nuovo pezzo, un inedito, che abbiamo deciso di fare uscire adesso piuttosto che aspettare che ci fossero altre canzoni per fare un LP o un CD nuovo, perché in fondo era giusto che in questo momento ci fosse una canzone nuova che raccontasse il nostro percorso, anche in previsione dei concerti estivi, e quindi insomma uscirà sulle piattaforme, sui social, stiamo finendo di realizzare un video e ci auguriamo che sia, come dire, un'indicazione anche per noi di quello che potrebbe essere un futuro nuovo disco di Radio Travel. Allora, io ringrazio ancora il maestro Peppe D'Argenzio, anche se ripeto, ci diamo del tu, ci diamo del tu, e ti auguro ancora una buona serata. Grazie, grazie, buon ascolto e saluto a tutti.